Ciao, io sono Cedric Mugendi, ho 38 anni e sono di origini della Repubblica Democratica del Congo. Vivo in Italia da 32 anni, di cui ne ho vissuti 10 a Roma e attualmente vivo a Pordenone, in Friuli Venezia Giulia, da 22 anni. Allora, io ho fatto un corso di recitazione perché la recitazione mi ha sempre appassionato, però non avevo mai le possibilità, diciamo, di affrontare questo percorso finché mi sono trovato con la possibilità appunto di iniziare. Ho trovato Accademia Artisti, che aveva anche la sede a Verona, e da lì ho iniziato il mio programma a fare il percorso appunto nel weekend, sabato e domenica, andavo su e giù e rientravo la domenica. La passione della recitazione nasce appunto dai film, perché guardo tanti film, guardavo anche tanti film, perché mi piace proprio l'ambiente. Dopo il film mi guardavo sempre behind the scenes, quello che c'era dietro, no? Come veniva fatto il film e tutte queste cose qua, che sono cose veramente che ti lasciano a bocca aperta. I miei progetti per il futuro intanto è di imparare tantissime cose, imparare il mestiere, perché se non impari il mestiere non fai strada, diciamo. E spero anche di poter diventare un attore rispettato e fare anche dei film importanti, perché no? Però resto comunque con i piedi per terra, perché so che la strada è lunga e quindi ora mi limito ad imparare. Penso sia una cosa possibile. Ho le qualità, penso, e quindi mi impegno. Poi ovvio che se non si arriva dove si vuole arrivare, uno ci ha provato alla fine, no? Quello che faccio per diventare un attore ogni giorno è migliorare la mia dizione. Cerco comunque di guardare tantissimi film e di ripetere soprattutto certe parole che magari sono per me difficili, dette da un attore in TV, e mi immedesimo e con la pratica cerco di apprendere di più, insomma. Il consiglio che posso dare: evito di dire insegui i tuoi sogni, fai questo, non smettere di sognare, perché queste sono cose che si sanno. Più che altro direi alla gente di evitare le brutte compagnie, di circondarsi di gente positiva, perché sono quelle che ti portano al successo, determinano il tuo successo e la tua concentrazione. Le compagnie negative ti portano fuori strada, e ti sconcentrano, quindi non riesci a focalizzarti in quello che vuoi fare. Piuttosto rimani da solo, ecco.